Spadina presente, la stazione dei carabinieri del comune di Spadina, l'assessore José Bacucci e Lorando Pepito, in quanto consigliere comunale del comune di Spadina. Stasera siamo qui a presentare la cittadinanza, la comune, questa nuova associazione, questa nuova idea che è venuta in particolar modo da un amico e grazie a un premio profondo da lei in atto siamo qui appunto a presentare questa associazione. La nostra associazione, come le altre associazioni presenti nel territorio di Spadina, è anche un'associazione non proprio, un'associazione fatta da volontari, però a differenza delle altre associazioni che hanno uno scopo socioculturale, la nostra associazione ha lo scopo di fornire assistenza, assistenza di genere. La nostra associazione si chiama Croce Verde, sezione di Spadina. La Croce Verde ha l'obiettivo di fornire assistenza a tutti coloro che hanno necessità di un presidio medico sanitario. Sappiamo che a Spadina la popolazione è fatta in stragrande maggioranza di medici. Dal 2007 al 2008, non ricordo, quando ci sono stati i danni della sanità, non abbiamo neanche la guardia medica e quindi la necessità di avere un presidio medico a Spadina è diventata un'urgenza, è diventata necessità. Appunto la nostra associazione si prefigge l'onore, l'onere di fare appunto questo tipo di assistenza. No, a te la parola, non so. Grazie. Abbiamo avuto un po' di difficoltà per l'autocomando perché succedeva
popolare la Sardegna, veramente una cosa, a prescindere dalla testa, perché veramente... Oh, della regione, igienico sanitario.
diciamo, siamo soggetti alla revisione di igienico sanitario, che è importante il igienico sanitario, non si può circolare. Quindi ci sono dei requisiti caldi. Sì. Ce ne assai, tutto. Non lo so, forse, non lo voglio dire, forse l'unica associazione di questo va. Ma in così è la croce rossa, non lo so, state presente con la classe di forma, non so cosa mi viene chiamata, perché bisogna mangiare. Ma non è la valutazione. Sì, sì, certo, partite con il dire giusto. Speriamo, non è la valutazione. Per dare il servizio a tutti, diciamo. Certo. Per la qualsiasi cosa non siamo sempre. Le... No. Però in seguito magari ci sentiremo anche di qualche istruttore professionale, a livello di un genio. Certo, può essere utile per tante cose. Signor Presidente, ho proposto un omaggio ancora per l'assessore. Grazie. L'associazione non umana. Oh, grazie. Yeah.
anche importante un infermiere professionale, un infermiere di coma è importante anche. Grazie. Allora,